Una bella passeggiata sulle colline del Garda si può fare anche d'inverno, perché qui il clima è mite e sono zone che mettono a nostra disposizione una gran quantità di alimenti. E infatti qui ai Tre Camini, a Costermano, siamo in provincia di Verona, la famiglia Priante gestisce perfettamente proprio questi alimenti che vengono un po' dal Baldo, un po' dagli Essini, dal lago, ma come sempre io vi parlo di piramide alimentare, quindi sulla base il movimento per essere sempre in salute. E poi l'acqua tutti i giorni, che deve essere consumata sia a tavola che fuori pasto. Se saliamo poi nella nostra piramide alimentare troviamo le verdure, e qui ne abbiamo una gran quantità. Perché? Perché loro subito, appena i clienti arrivano, propongono il pinzimonio, che sono verdure crude che già servono a predisporre lo stomaco a ricevere poi piatti più ricchi che il nostro Michele ha preparato. Cosa abbiamo come primo? Come primo ci sono questi ravioli di pasta verde con gli spinaci ripieni di lavarello del Garda e serviti con un pesto di basilico, noci e altre erbe aromatiche che servono proprio qui della zona, che servono per valorizzare quello che è il lavarello. Qui abbiamo due cose da dire: innanzitutto altre fibre che fanno benissimo al nostro corpo con le biete, con le verdure che sono nella pasta. Pochissimi grassi in quando utilizziamo la ricotta e un po' di Monte Veronese, ma il lavarello in questo momento non viene pescato, perché già anticamente sapevano che bisognava fermare la pesca per permettere a questo pesce di moltiplicarsi, e quindi venivano affumicati in modo da poter essere consumati durante il periodo invernale. Poche proteine, pochi grassi nel primo piatto, un po' più di proteine nel secondo, dove sfruttiamo appieno dei filetti di persico reale, anche questo prodotto tipico del Garda, che viene grigliato e servito con un condimento a freddo come nel caso del primo, per cui senza grassi saturi, a base di olivelle del Garda e altre erbe aromatiche. Anche qui tutti gli aromi della zona vengono poi racchiusi in un piatto, per valorizzare appunto anche il gusto dei prodotti tipici. E qui è proprio l'olio del Garda che la fa da padrone, perché è quello che aromatizza e profuma tutte queste pietanze, che qui soprattutto sono valorizzate da una cottura fatta con fuoco di legna e con le brace, sia per la carne che per le verdure che per il pesce. Approfittiamo della giornata e dell'ospitalità della famiglia Priante per dirvi che con questi piatti va benissimo un bardolino frizzante,